Gloria a Dio, vogliamo leggere la parola del Signore, amen. Vogliamo passare alla santa parola di Dio. In Genesi capitolo 4, mediteremo qualche versetto, dal versetto 1, amen. Alleluia. Genesi 4, dal versetto 1 in avanti. Alleluia. Grazie Signore. La tua parola è la verità, la sua parola è l'unica verità. Gloria a Dio, la parola del Signore è la verità e noi dobbiamo ascoltarla per custodirla nel cuore, come abbiamo letto, dice, come può un giovane rendere la sua via pura custodendola con la tua parola? Io ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Noi siamo qui per ascoltare la parola di Dio e per conservarla nel nostro cuore. Amen. E per poi seguirla. Quando noi seguiamo la parola, abbiamo la grande gioia, abbiamo la gioia, come abbiamo letto nel Salmo 19. Leggiamo Genesi capitolo 4. Gloria a Dio nel nome del Signore. Or Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello, e Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Or Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei irritato e perché è il tuo volto abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino parlò con suo fratello Abele quando furono nei campi. Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Allora l'Eterno disse a Caino: dov'è tuo fratello Abele? Egli rispose: non lo so. Sono io forse il custode di mio fratello? Amen. Grazie Padre per la tua parola, Signore. Parlaci, Dio del cielo, con la tua parola, Signore. La tua parola è spirito e vita. La tua parola è la verità. Ti prego, parlaci, Signore. Per mezzo del tuo Spirito Santo, insegnaci quello che tu vuoi insegnarci. Parlaci quello che tu vuoi parlarci, Signore. Noi vogliamo udire la voce dello Spirito. Alleluia. Che la Chiesa oda la voce dello Spirito. Signore, guida tu questa santa e benedetta parola nel nome di Gesù. Amen e amen. Gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Potete sedervi, cari. Questa è una parola molto interessante, molto importante. Noi sappiamo che Caino ed Abele erano figli dello stesso padre. Vero? Caino e Abele erano figli di Adamo, cioè avevano lo stesso sangue, avevano gli stessi genitori. Caino e Abele erano fratelli, erano figli di un solo padre. Alleluia, prestate attenzione alla parola di Dio, cari, prestiamo attenzione alla parola del Signore. Caino e Abele erano fratelli, ma il loro cuore era diverso. Avevano due cuori diversi.
erano fratelli, erano cresciuti nella stessa famiglia, erano cresciuti nella stessa casa, sicuramente con gli stessi insegnamenti, ma il cuore di Abele era un tipo di cuore e il cuore di Caino era un altro tipo di cuore. Era diverso. Erano due cuori diversi. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo in questi tempi fare attenzione ai nostri cuori. Amen? Noi dobbiamo stare attenti a cosa c'è nel nostro cuore. Non basta dire siamo fratelli, non basta dire siamo figli di Dio. Caino e Abele erano figli dello stesso padre, ma avevano dei cuori diversi. Il cuore di Abele, possiamo dire, era un cuore onesto, era un cuore sincero, era un cuore che amava Dio in verità. Invece il cuore di Caino non era un cuore sincero, non era un cuore puro, non era un cuore che voleva veramente fare la volontà di Dio. Nel cuore di Caino non c'era l'amore. E così oggi noi, gloria a Dio, in questi tempi difficili, alleluia, dobbiamo stare attenti a che sentimenti ci sono nel nostro cuore. Cosa c'è nel nostro cuore? Cosa sta nascendo nei nostri cuori? Perché in un momento qui determinato di questa storia, nel cuore di Caino nacque l'odio. Erano cresciuti nella stessa famiglia, avevano gli stessi padri, avevano sicuramente gli stessi insegnamenti, ma il cuore di Caino si contaminò. Fratelli, non basta dire siamo fratelli, siamo tutti figli di Dio, siamo figli di un solo padre, siamo figli del Signore. Fratelli, gloria a Dio, noi dobbiamo stare attenti, amen, alla condizione del nostro cuore. Che sentimenti stanno nascendo, stanno partorendo nel nostro cuore? Il cuore di Caino fu contaminato, sapete da chi? Dal maligno. Caino si fece contaminare il cuore dal maligno. Nel cuore di Caino entrò la menzogna, l'oscurità, l'odio, l'invidia. Qui vediamo una storia meravigliosa, fratelli. Abele e Caino erano fratelli, ma non erano uniti. Oggi è facile dire siamo fratelli, siamo cristiani, siamo evangelici, ma se non c'è l'unità, c'è qualcosa che non va. Caino e Abele erano fratelli, ma non c'era l'unità. Il cuore di Caino era un cuore diviso, era un cuore doppio, era un cuore che progettava il male. Cosa c'è questa mattina nel nostro cuore? Che pensieri stanno vivendo nel nostro cuore? Noi potremmo avere una bella apparenza, potremmo dire con la bocca io sono figlio, io sono cristiano, io sono evangelico, ma Dio vede il tuo cuore. Dio non può essere ingannato. Dio vede cosa stiamo covando dentro i nostri cuori. Il cuore di Caino era un cuore corrotto. Alleluia. Eppure era un figlio anche lui di Adamo, come Abele. Ma Abele, gloria a Dio, aveva il timore di Dio. Grazie. Dice qui la scrittura, nel verso 2, che Adamo ed Eva ebbero quel figlio Abele, suo fratello Abele, e Abele divenne un pastore di greggi, mentre Caino divenne un lavoratore della terra. E noi sappiamo che essere pastore di greggi vuol dire molto di più del lavoro materiale.
Essere un pastore di greci spiritualmente significa seguire l'esempio di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è il buon pastore. Abele, questo significa, fratelli, che Abele aveva un cuore in contatto col Signore. L'amore del Signore aveva riempito la vita di Abele. Abele era un pastore di greci. In altre parole, Abele aveva lo spirito di Dio dentro di lui. Aveva un cuore di pastore, che spiritualmente significa prendersi cura del gregge. Amen. Abele si preoccupava del gregge. Abele custodiva il gregge. Era un pastore di pecore. In altre parole, possiamo dire che seguiva l'esempio del Signore. Gloria a Dio. Pur non conoscendo ancora, guardate, questa è una grande rivelazione. Abele, pur non conoscendo ancora Gesù, ma lo Spirito di Dio aveva lavorato in lui. Lo Spirito di Dio lo aveva guidato, lo aveva condotto, aveva veramente trovato un cuore sensibile. Invece Caino era un lavoratore della terra. Tu cosa sei questa mattina? Sei un pastore di greci? Stai seguendo l'esempio di Gesù o sei un lavoratore della terra? Stai lavorando solo per le cose terrene. Caino pensava solo alle cose terrene, non si importava del gregge, non si importava delle pecore, non si importava delle persone, del fratello, delle anime, possiamo dire. Caino si preoccupava solo delle cose terrene. Pensava solo ai frutti della terra, seguiva solo le cose terrene. Fratelli, sorelle, non basta dire siamo fratelli, tu devi seguire l'esempio del buon pastore. Amen? Dobbiamo avere l'amore di Gesù. Dobbiamo avere la purezza, la sincerità, l'onestà nel nostro cuore. Caino, purtroppo, era un lavoratore della terra, pensava solo alla terra. E oggi, purtroppo, quanti credenti dicono di essere fratelli, sorelle, ma pensano solo alla terra, si dedicano solo alla terra. Caino era dedicato solo alla terra e poi pensava di offrire a Dio un sacrificio, un'offerta a Dio. Non si può, fratelli. Gloria a Dio, Dio non accetta qualsiasi tipo di offerta. Dio non accetta qualsiasi tipo di culto. Oggi molti dicono, ma io offro il culto a Dio, io lo lodo, io lo ringrazio, io lo prego. Ma con quale tipo di cuore lo stai ringraziando? Con quale tipo di cuore lo stai lodando? Con quale tipo di cuore stai rendendo il culto a Dio? Dio vuole vedere in noi un cuore libero, alleluia, dall'odio, dal male, dalla menzogna, dal peccato, dalla, gloria al Signore, dalle cose di questo mondo, dalle cose terrene. Dio vuole vedere in noi un cuore sincero, un cuore umile, un cuore totalmente arreso alla sua volontà, perché Dio, fratelli, non può accettare qualsiasi tipo di offerta. Caino pensava, alleluia, di far piacere a Dio mettendo la sua offerta sull'altare. Come dire, oggi molti dicono, vabbè, io vado in chiesa la domenica, io lodo Dio, io lo prego, io canto i cantici, io faccio questo, io faccio quest'altro. Ma con quale cuore lo stai facendo? Il tuo cuore è attaccato alle cose di Dio o è attaccato alle cose della terra? Il cuore di Abele era attaccato alle cose di Dio. Amen? Il cuore di Caino era attaccato alle cose della terra, eppure loro erano fratelli. Caino e Abele rappresentano due tipi di cristiani, due tipi di figli, due tipi di persone. Caino e Abele rappresentano due tipi di cuore.
Com'è il nostro cuore questa mattina? È un cuore come Abele o è un cuore come Caino? Carissimi, noi abbiamo un cuore che ama le cose di Dio o che ama le cose della terra? Stiamo rendendo un culto a Dio con tutto il cuore che ama Lui e le sue cose, le sue direttive, le sue parole, la sua volontà, o stiamo offrendo un culto così superficiale come Caino? Caino offrì un culto superficiale, offrì un culto, offrì l'offerta sull'altare, ma il suo cuore era lontano da Dio. È la verità, fratelli. Non basta cantare, non basta pregare, non basta dire belle parole, non basta predicare, non basta dare la decima, non basta dare l'offerta. Dio vuole il nostro cuore. Non basta nemmeno venire qui. Cari, io vi devo dire questo, anche il diavolo può venire qui. Attenzione, non basta venire qui, anche Satana può venire qui. Anche un indemoniato può venire, chiunque può venire qui. Dio vuole il nostro cuore. Dio vuole la nostra vita. Dio vuole tutto il nostro essere, qui e in ogni luogo, fuori e in ogni luogo. Alleluia. Non basta dire io canto, io prego, io pago la decima, io do l'offerta, io testimonio, io evangelizzo, io... No, fratelli, Dio vuole il nostro cuore. Gloria a Dio. Il nostro cuore deve appartenere interamente a Gesù Cristo. Amen. Caino purtroppo era un lavoratore della terra, pensava solo alle cose che sono in basso. La terra, i frutti della terra, dove sono? In basso, nella polvere. Caino pensava solo alle cose che sono in basso. Che tipo di credente sei tu? Sei un credente che ama il Signore con tutto il cuore e che ama le cose di Dio con tutto il cuore? Gloria a Dio. E che ama le cose di Dio con tutto il cuore. Noi dobbiamo amare le cose di Dio con tutto il cuore. Amen? E non dobbiamo amare le cose del mondo. Noi dobbiamo amare le cose di Dio, dobbiamo amare il Signore con tutto il cuore. Amen? Gloria a Dio, noi dobbiamo amare Lui e metterci al servizio di Lui. Questo rappresenta Abele. Abele era al servizio di Dio, era un pastore di pecore, aveva un cuore che amava Dio, che amava le cose di Dio, era un cuore guidato dallo Spirito Santo, era un cuore illuminato dallo Spirito Santo, era un cuore che aveva ricevuto l'amore di Dio. Per questo che Dio guardò l'offerta di Abele, non guardò l'offerta di Caino. Dio si rallegrò dell'offerta di Abele, non dell'offerta di Caino. Verso 3 dice: col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Caino aveva preso dei frutti della terra per dare un'offerta all'Eterno. Stai attento, fratello, sorella, giovane o meno giovane, non pensare di offrire un'offerta all'Eterno coi frutti della terra. Non pensare. Non pensare di offrire a Dio un culto o una lode o una preghiera o una vita o un culto coi frutti della terra. Noi non possiamo pensare che Dio ci accetti se noi offriamo a Lui un'offerta, una lode, una preghiera, un culto coi frutti della terra. Dio non lo gradisce. Fratelli, sorelle, ragazzi, è la verità. Dio non gradisce le cose a metà, le cose mescolate. Noi non
pretendere di servire Dio se siamo mescolati con il mondo, se siamo mescolati con la malvagità, con la corrente di questo mondo. Caino pensava di offrire un'offerta a Dio coi frutti della terra. Non si può, cari, non si può offrire un'offerta a Dio. Cosa rappresenta l'offerta? Rappresenta il culto, rappresenta la lode, rappresenta la preghiera, rappresenta la nostra stessa vita. Noi non possiamo offrire un'offerta a Dio, un culto a Dio coi frutti della terra, coi frutti della carne, coi frutti corrotti di questo mondo. Noi dobbiamo purificarci per la gloria di Dio. Amen? Noi non possiamo offrire un servizio a Dio con i frutti della terra. Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, perché il Signore vide, alleluia, che il cuore di Abele lo amava, amava Dio veramente. Abele amava la volontà di Dio, amava le cose di Dio. Abele era veramente consacrato a lui. Ma Caino no. Ma Caino ugualmente volle presentarsi a offrire all'Eterno. Non si può, fratelli. Noi non possiamo davanti all'Eterno fare di testa nostra. Noi non possiamo davanti all'Eterno, gloria a Dio, fare a modo nostro. Noi non possiamo all'Eterno offrire un culto, offrire una lode, offrire una preghiera, offrire un servizio come ci pare a noi, a modo nostro, secondo i nostri concetti, secondo le nostre vedute. Non si può, fratelli. Noi non possiamo pretendere che Dio ci accetti così. Dio vuole che tutto il nostro cuore gli appartiene. Dio non accetta un'offerta a metà. Cari, Dio non accetta un'offerta mescolata. Mescolata con le cose terrene, con i desideri terreni, con i pensieri terreni. Dio vuole un'offerta spirituale. Amen. Dio vuole un'offerta consacrata a lui. Dio vuole un culto consacrato a lui, un culto spirituale. Dio vuole una lode dedicata a lui, una lode spirituale. Dio vuole un servizio, una vita interamente consacrata a lui. Abele offerse anch'egli dei primogeniti. Guardate, Abele offerse i primogeniti, cioè il meglio del gregge. Gloria a Dio. Noi dobbiamo offrire all'Eterno il meglio della nostra vita. Non solo un'oretta la domenica, basta con queste cose. Noi dobbiamo offrire la nostra vita al suo servizio ogni istante, ogni momento. Noi dobbiamo pensare: Signore, io voglio fare la tua volontà. Amen. Gloria a Dio. Noi dobbiamo offrire tutta la nostra vita a lui. Non basta offrire soltanto un'oretta la domenica. Quello che voleva fare Caino. Caino aveva un cuore corrotto, un cuore malvagio, non aveva l'amore di Dio, non amava le cose di Dio, non amava il fratello, ma poi voleva presentarsi con la sua offerta. Era un falso adoratore, era un ipocrita. In quella condizione, fratelli e sorelle, Caino si comportò da ipocrita. Che Dio ci liberi da questi comportamenti. Amen. Che Dio ci faccia essere veri figli, alleluia, che hanno consacrato tutto a lui. Veri figli che hanno dato tutto a lui. Alleluia. Che hanno dedicato il loro cuore, la loro vita, i loro sentimenti. Alleluia.
Hai messo il tuo cuore nelle mani di Dio? I tuoi sentimenti nelle mani di Dio? Hai messo tutto te stesso nelle mani di Dio? O pensi di venire qui alla domenica, fare una preghiera, fare un cantico, sei a posto? No, fratelli, non è così. Non è così. Noi dobbiamo dedicarci e consacrarci interamente a Lui. Se no, vi voglio dire, farai la fine di Caino. Chi non si dedica interamente a Dio e preferisce le cose della terra, farà la fine di Caino. Alleluia. Ragazzi, ci vuole rispetto nella parola di Dio, eh? Alleluia. È la parola che sta parlando, non è un uomo, eh? Dovete ascoltare la parola di Dio, eh? Nel nome di Gesù Cristo. Gloria al Signore. Dobbiamo mettere ordine nella casa di Dio. Gloria al Signore. Noi siamo qui a servire l'Eterno. Gloria a Dio. Siamo a servire il Signore. Lui non gradisce le cose a metà. Gloria al Signore. Lui non gradisce le menzogne, le falsità. Nella sua opera, nella sua casa, dobbiamo finirla con le menzogne. Perché vi voglio dire, farai la fine di Caino. Chi vive una vita doppia farà la fine di Caino. Io lo devo dire, fratelli, che piaccia chi piaccia, non piaccia chi non piaccia, puoi pregare, fare tutte le belle preghiere, puoi predicare bene, puoi cantare tutti gli inni, ma se tu vivi una vita doppia farai la fine di Caino. Fratelli, una parola dura, ma è la verità. Noi dobbiamo arrenderci, pentirci davanti all'Eterno, perché Dio è santo. Non è un gioco, fratelli, ragazzi, non è uno scherzo. Dio è santo. Dio ha dato il suo figlio per noi. Vogliamo noi calpestare il sangue di Gesù Cristo? Vogliamo noi prendere alla leggera il sangue di Gesù Cristo? Dio ce ne scampi, fratelli. Dio ce ne scampi, sorelle. Dio è santo, Dio è amore, ma è anche un fuoco consumante. E in questi ultimi tempi Lui farà pulizia nella sua casa. Lo dice la Bibbia, Lui inizierà il giudizio dalla sua casa. E ciò, l'abbiamo letto anche venerdì, ciò che il Padre non ha piantato, Dio lo sradicherà. Fratelli, perché Dio è santo, Dio è giusto, noi dobbiamo umiliarci davanti a Dio, dobbiamo offrire a Dio un'offerta pura, alleluia, un'offerta sincera, un'offerta gradita, dobbiamo rispettarlo, essere riverenti davanti a Lui. Caino viveva una vita nel peccato, ascoltate. Caino viveva nell'odio, nella menzogna. Caino viveva soltanto nelle cose terrene e poi ogni tanto gli veniva in mente di offrire un sacrificio. Diceva, vabbè, lo offro a Dio, tanto vediamo se me lo accetta, così mi metto a posto. No! Noi non possiamo vivere come vogliamo, fratelli. Noi non possiamo vivere come vogliamo, sorelle. Noi non possiamo vivere una vita nel mondo e poi venire qui e cercare di fare un culto a modo nostro davanti a Dio, perché così ci vogliamo mettere a posto. O vogliamo farlo perché, vabbè, lo facciamo, tanto è domenica, lo devo fare. No! Fratelli, Dio è santo! Alleluia! Questo ce lo dobbiamo ricordare. Le cose devono cambiare nella nostra vita. Gloria a Dio. Fratelli, Dio ci chiama alla consacrazione. Dio ci chiama a mettere il nostro cuore veramente nelle sue mani. E vi voglio dire, se il nostro cuore è veramente nelle sue mani, tutta la nostra vita sarà nelle sue mani, eh? Quello che pensiamo, quello che diciamo, con chi ci rapportiamo, le amicizie che abbiamo,
Come posso dire che c'ho il cuore, il mio cuore appartiene a Gesù, se poi le mie amicizie non sono di Gesù? Sono del diavolo. Come si può? Non si può, fratello. Se il tuo cuore appartiene a Gesù, tutte le cose della tua vita devono appartenere a Gesù. Devi avere amici che siano di Gesù. Questo vale soprattutto per i giovani. Se il vostro cuore appartiene a Gesù, tu non puoi avere amicizie che non vengono da Gesù. È la verità, fratello, la Bibbia lo dice. Chi va con i saggi diventa più saggio, ma l'amico degli stolti diventerà stolto. Noi dobbiamo stare attenti, fratelli e sorelle, giovani e meno giovani, vale per me, vale per la sorella, vale per tutti, nessuno escluso. Cominciando, lo dico nel nome di Gesù, da chi sta parlando. Perché se io predico queste cose ma poi non le metto in pratica, come lo dico anche nelle piazze, lo dico anche qui, sono il primo ad andare all'inferno. Fratelli, se io sto predicando queste cose e poi non mi impegno, non cerco di metterle in pratica, io sono un ipocrita, sono come Caino. E che Dio mi liberi da queste condizioni. Amen, fratelli? Amen. Noi dobbiamo essere sinceri come Abele. Avere un cuore sincero, un cuore onesto, un cuore sensibile, un cuore umile, un cuore puro. È vero, abbiamo difetti, fratelli. Abbiamo difetti. Io ho tanti difetti, ma io ogni giorno mi sforzo di cambiare. Grazie. Con l'aiuto del Signore. Ogni giorno gli dico: Signore, purificami. Ogni giorno, lo sapete che combatto? Oggi molti cristiani, tra virgolette, vogliono vivere una vita tranquilla, una vita senza problemi, senza battaglie. Non si può. La vita cristiana ha delle battaglie. La vita spirituale, se noi vogliamo piacere a Dio, ha delle battaglie. Perché noi abbiamo spesse volte dei pensieri che non vengono da Dio. Abbiamo dei sentimenti contrastanti dentro di noi. A volte il nostro cuore vorrebbe fare, vorrebbe dire delle cose, pensare delle cose che non vengono da Dio. Allora noi dobbiamo ogni giorno chiedere al Signore che ci purifichi. Ogni giorno dobbiamo presentare l'offerta sull'altare. Qual è l'offerta? L'offerta della tua vita. L'hai messa la tua vita sull'altare di Dio. Fratelli, Dio non vuole solo una preghiera. Dio non vuole solo un canto. Dio non vuole la decima. Dio non importano queste cose. Dio vuole il tuo cuore. Dio vuole la tua vita. Anche se hai difetti come io ho tanti difetti. Ma ogni giorno dico: Padre, perdonami. Signore, purificami. Signore, liberami. Trasformami. Cambia la mia vita ogni giorno. Questo vuol dire che ogni giorno metto la mia vita sull'altare. Non come Caino. Caino viveva come voleva. Diciamo così, diamo questo esempio. Caino veniva al culto alla domenica. Alla domenica offriva il culto, offriva l'offerta a Dio, e poi tutta la settimana viveva come voleva lui, nei frutti della terra, nei frutti della carne, nei frutti del peccato, nei frutti della malvagità, nell'odio, nell'invidia, nell'adulterio, nella fornicazione, nella menzogna, nella malvagità. E poi alla domenica Caino veniva e offriva sull'altare, offriva l'offerta. Non si può, fratello. Dio vuole la nostra vita ogni giorno, e solo così possiamo trovare la gioia, solo così possiamo piacere a Dio. E noi, ve lo voglio dire, noi dobbiamo fare così per non fare la fine di Caino. La fine di Caino sapete qual è stata? La morte. Se noi vogliamo rimanere in vita, fratelli, soprattutto in questi ultimi tempi,
Noi non ci stancheremo mai di dire queste cose, perché la verità, io potrei predicare tante cose, ma Dio vuole continuamente che noi parliamo di questo, perché questa è la cosa più importante per la vita eterna, che ci purifichiamo. Amen? Che abbiamo un cuore puro, un cuore santificato, un cuore completamente, una vita completamente arresa nelle mani del Signore. Perché come ho detto prima, se il tuo cuore è arreso nelle sue mani, ogni cosa della tua vita apparterrà a lui. Come puoi dire il mio cuore appartiene a Gesù se poi in televisione guardi delle cose che non vengono da Gesù? Come puoi? Fratelli, è la verità. Come posso dire io, parlo per me, il mio cuore appartiene a Gesù, è di Gesù, gloria, alleluia, poi in casa mi guardo i film pieni di violenza, mi guardo i film pieni di oscenità, programmi dove parlano di sesso continuamente, parlano di adulterio, dove non danno buoni insegnamenti ai giovani. Come posso dire il mio cuore appartiene a Gesù se poi frequento delle amicizie del mondo che non glorificano Dio, anzi lo bestemmiano? Come posso dire di appartenere a Gesù se poi col mio corpo me ne vado a peccare? Se poi mi vesto in un modo provocante, fratelli, sorelle, questo vale per tutti, sia per le donne ma anche per gli uomini. Come posso dire di appartenere a Gesù se vado in giro con, in un modo provocante, vestito in un modo provocante? Come puoi, donna di Dio? Le cose devono cambiare nella nostra vita. La nostra vita deve cambiare. Amen. Dio ce lo dice per amore, fratello. Alleluia. Lui ce lo dice perché ci ama. Sapete voi che cambiare è una benedizione? Rimanere come sei è una maledizione. Allora, se una persona vive nel peccato, vive una doppia vita, vive una vita falsa, nasconde dei peccati dietro la sua bella maschera. Ci sono persone che si mettono le maschere, dietro c'hanno dei peccati. Se Dio cambia la loro vita, è una benedizione. Se non li cambia, perché non vogliono cambiare, rimangono così, rimangono nella maledizione. Perciò se io dico le cose devono cambiare, tutti noi dovremmo dire amen. Fratelli, le cose devono cambiare, le nostre vite devono cambiare, noi dobbiamo rallegrarci di questo, perché se la mia vita non cambia è un pericolo. Se io non cerco di cambiare ogni giorno con l'aiuto di Dio, rimango in una situazione pericolosa, perché il mio carattere, i miei difetti, i miei pensieri carnali mi potrebbero deviare. Capite questo, fratelli? Perciò quando noi diciamo nel nome di Gesù, lo posso dire io, lo può dire il pastore, lo può dire chiunque predichi la verità, le cose devono cambiare, noi ci dobbiamo rallegrare. Amen? Perché se una persona vive nel peccato e non cambia, rimane nella maledizione. Ma se una persona vive nel peccato, ma si pente e cambia, desidera cambiare, e il Signore lo cambia, è una benedizione. Perciò quando noi diciamo le cose devono cambiare nella nostra vita, nella Chiesa, alleluia, le cose devono cambiare nel nostro essere, è una benedizione, fratelli. Amen? Per non fare la fine di Caino. Amen? Questa parola vale per tutti, fratelli. Amen? Dio, alleluia, riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Dio accetta l'offerta che è fatta con un cuore sincero, con un cuore puro, con un cuore che si consacra a Lui, con un cuore che vive in contatto con Lui. Fratelli, noi non dobbiamo seguire l'esempio di Caino.
Ripeto, Caino viveva come voleva, viveva nel peccato, viveva nelle cose terrene, poi ogni tanto veniva e offriva un sacrificio a Dio. Così non si può, fratelli. Dio non accetta e non accetterà mai un'offerta a metà, un'offerta mescolata con il mondo, con il peccato, con la carne, con le cose terrene. Dio gradisce un'offerta interamente consacrata a Lui. Amen. Il Signore dice, fratelli, ancora oggi: siate santi perché io sono santo. Amen. Siate santi. Il Signore ci dice questo: offrimi tutto il tuo cuore. Amen. Preghiamo per questo. Chiudiamo i nostri occhi davanti al Signore, perché questa parola viene da Lui, fratelli, perché Lui ci ama, perché Lui non vuole che periamo, fratelli. È scritto che la mente controllata dalla carne, dai desideri, dalle passioni, dal peccato, dalle cose terrene, la mente controllata dalla carne produce morte, produce la fine di Caino. Ma la mente controllata dallo Spirito, lo Spirito Santo, la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. Questa mattina dobbiamo ancora prendere una decisione. Questa mattina dobbiamo ancora arrenderci a Lui. Questa mattina dobbiamo ancora decidere di dare tutta la nostra vita a Lui. Non importa la tua età, non guardare nulla. Tu devi fuggire dalla condizione di Caino, perché se non ti converti interamente a Dio, farai la fine di Caino. Non puoi convertirti a metà, non puoi stare con un piede nella chiesa e un piede nel mondo, un piede nelle vie del Signore e un'altra nelle vie del mondo. Non si può. Noi dobbiamo interamente, alleluia, appartenere all'Eterno, interamente appartenere al Signore, interamente appartenere al Re dei Re. Offriamo tutto il nostro cuore questa mattina. Offri, il Signore ti chiede l'offerta questa mattina, non l'offerta materiale, non l'offerta delle tue labbra, non l'offerta superficiale, ma l'offerta intera del tuo cuore. Metti il tuo cuore, metti la tua vita, giovane, sorella, fratello, ragazzo, ragazza, tu che hai udito questa parola, sei responsabile per la tua vita. Non ti salverà la fede di tuo papà, di tua mamma, la fede del tuo vicino, la fede del tuo compagno. No, è la tua arresa totale a Cristo che ti salverà. Arrenditi a Lui questa mattina. Lascia tutto il tuo essere, gloria a Dio. Lascia tutta la tua vita, l'intera tua vita. Lascia il tuo cuore sull'altare di Dio. Lascia il tuo cuore, la tua mente, i tuoi sentimenti. Perché se tu non lasci i tuoi sentimenti sull'altare, verrà il maligno e riempirà i tuoi sentimenti, riempirà di odio, di malvagità. Ma no, non dare spazio al maligno. Lascia i tuoi sentimenti sull'altare di Dio questa mattina, affinché Lui ti riempia d'amore, ti riempia di pace, di santità, di sincerità, di purezza. Come Abele, Dio lo riempì della sua presenza, della sua grazia, della sua benedizione. Dio guardò l'offerta di Abele. Questa mattina Dio guarda la tua offerta. Dio ti vede, Dio ti vede. Tu non devi piacere all'uomo, non devi piacere alle persone, ma al Signore. Lui ti vede, Lui vide che l'offerta di Abele era un'offerta pura, sincera, completa. Lascia la tua offerta sull'altare di Dio questa mattina. Lascia, lascia, Lui ti sta vedendo. Lui ti sta vedendo.
Lui vede la tua decisione questa mattina. Lascia la tua vita, abbandona il mondo, taglia con le cose del mondo, taglia definitivamente con le amicizie del mondo, con i desideri del mondo, con i peccati. Chiedi perdono a Dio questa mattina. Chiediamo perdono a Lui. Lui lo sa che siamo deboli, Lui lo sa che siamo imperfetti, che siamo mancanti, ma se tu lasci tutta la tua vita sull'altare, Lui ti riempirà del suo Spirito Santo. Lui ti riempirà ancora questa mattina. Lascia, lascia tutto, tutto il tuo cuore, lascia, lascia la tua vita, la tua anima, il tuo futuro, lascia tutto nelle sue mani e Lui farà ogni cosa. Lascia il tuo essere, i tuoi pensieri, il tuo corpo, lascia il tuo corpo nelle mani di Dio, dona il tuo cuore, la tua anima, il tuo corpo, tutto il tuo essere, fatti guidare da Lui nelle parole che devi parlare, nelle amicizie che devi frequentare, nelle cose che devi vedere nella televisione. Fatti guidare da Lui riguardo anche al vestito che ti devi mettere, riguardo a ogni cosa. Fatti guidare, facciamoci guidare da Lui. Questo è un vero adoratore. Fatti guidare da Lui, lascia tutto nel nome di Gesù, lascia la tua vita nelle sue mani, lascia, lascia. Alleluia, gloria al Signore. Padre, tu non chiedi sacrifici, ma la mia adorazione. Spendere il mio tempo in tua presenza porta la felicità. Cosa potrei darti che non possiedi già? Una cosa sola posso fare, un altare costruirò con lode e adorazione. Vita ti offrirò come pegno d'amore, ogni giorno cercherò il tuo spirito, Signore, per non cadere più. Ogni passo che farò, prima te lo chiederò, nella vita mia fai tu. Voglio sbagliare più, una cosa posso fare, continuare a dimorare alla tua presenza. Padre, tu non chiedi sacrifici, ma la mia adorazione. Spendere il mio tempo in tua presenza porta la felicità. Cosa potrei darti che non possiedi già? Una cosa sola posso fare, un altare costruirò con lode e adorazione. Mia vita ti offrirò come pegno d'amore, ogni giorno cercherò il tuo spirito, Signore, per non cadere più. Ogni passo che farò, prima te lo chiederò, nella vita mia fai tu. Voglio sbagliare più, una cosa posso fare, continuare a dimorare nella tua presenza. Un altare costruirò con lode.
passione, la mia vita ti offrirò come pegno d'amore. Ogni giorno cercherò il tuo spirito, Signore, per non cadere più. Ogni passo che farò, prima te lo chiederò, nella vita mia fai tu, non voglio sbagliare più. Una cosa posso fare, continuare a dimorare alla tua presenza. Un altare costruirò con lode e adorazione, la mia vita ti offrirò come pegno d'amore. Ogni giorno cercherò il tuo spirito, Signore, per non cadere più. Ogni passo che farò, prima te lo chiederò, nella vita mia fai tu, non voglio sbagliare più. Una cosa posso fare, continuare a dimorare alla tua presenza. Ogni passo che farò, prima te lo chiederò, nella vita mia fai tu, non voglio sbagliare più. Una cosa posso fare, continuare a dimorare alla tua presenza.